Siamo lodati Gesù e Maria. Il tema dominante di questa 19ª domenica del tempo ordinario è evidentemente cadenzato, strutturato sul Vangelo che abbiamo ascoltato, il celebre episodio della tempesta sedata e Gesù che cammina sulle acque, che non è via di ieri sera, dove ci siamo molto soffermati nel tirare proprio bene fuori tutto quello che è possibile estrarre da questo Vangelo. Abbiamo visto che il senso fondamentale è questo. Gesù dimostra agli apostoli e così oggi annunzia e mostra a tutti noi come lui ha il potere di camminare sopra, di far camminare anche noi con San Pietro le acque tempestate di qualunque tipo di difficoltà, tribolazione, sofferenza, problema che possa affrontare, che possa coinvolgere la nostra vita personale o anche la vita collettiva della storia, sia dell'umanità che della Chiesa. Ecco, similmente ha il potere in un istante di mettere tutto a tacere, e quindi questa è una grande provocazione per noi, per vedere se, come e quanto ci crediamo a questo, perché credere a questo significa vivere fondamentalmente tranquilli e sereni, riposando e abbandonandosi nel Signore. Nella prima lettura che ho approfondito nella domenica precedente invece c'è un'esperienza analoga, Elia che trova sollievo, ristoro e pace alla presenza di Dio in un momento di grandissima sofferenza e tribolazione. Riprende in questo modo il Vangelo con la piccola, diciamo così, aggiunta, Elia trova riposo alla presenza del Signore. Quindi per sperimentare il fatto che Dio cammina sulle acque delle nostre tribolazioni, quando stiamo male, la grande raccomandazione è, la prima cosa da fare, andare a parlarne con Gesù, cercare pace in Gesù, cercare conforto, consolazione e anche soluzione ai nostri problemi in Gesù. Diceva un santo sacerdote un po' di tempo fa, riferito a noi poveri preti e a noi poveri parroci, che è vero questo, che tante persone vengono da noi disperati, che cercano la soluzione ai problemi. Ma noi, questo vuol dire pure, noi siamo poveri uomini, noi non abbiamo la soluzione ai problemi. Noi possiamo indicare la via verso colui che ci può risolvere i problemi, ma purtroppo noi siamo pure uomini, capite? Possiamo dare una buona parola, una parola di conforto, una parola di consolazione, anche una parola di luce, ma la soluzione ai problemi ce li ha soltanto nostro Signore, e tutti a lui dobbiamo imparare ad andare, no? Volevo in quest'ultima omelia, anche per un doveroso ricordo, oggi è il 9 di agosto e probabilmente molti di voi sapranno, oggi è la festa di una grande ebrea convertita che è diventata una grande santa e tra l'altro una delle compatrone dell'Europa per volontà di San Giovanni Paolo II, che è Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, una grande donna, intelligentissima, tedesca ma ebrea, prima assistente universitaria di un grande filosofo del secolo scorso che era Edmund Husserl, il fondatore di una corrente filosofica che si chiama la fenomenologia, e poi attraverso il contatto con gli scritti di grandi autori cristiani, tra cui anzitutto San Tommaso d'Aquino, si convertì, scelse di entrare in clausura, divenne carmelitana scalza e fu chiaramente perseguitata dai nazisti per due motivi: primo perché era ebrea, e secondo perché era carmelitana, e quindi morì martire nel campo di concentramento di Auschwitz, se non ricordo male, nel 1941. È una grande ebrea convertita e, vedete, oggi non possiamo festeggiarla perché la domenica prevale sulla festa di una santa, ma nostro San Paolo ci ha dato la possibilità di parlarne un po', perché nella pagina dell'Epistola, un po' complicata, la rileggiamo insieme, San Paolo fa un grande riferimento al popolo di Israele, che era, attenzione, rimane il popolo eletto. Quindi, tra l'altro, San Paolo dice una cosa, poi ci rivederemo, che a mio avviso è la più grande distruzione proprio teorica di ogni minima forma di antisemitismo. A mio avviso un cristiano, a parte che nessuno deve essere antisemita per nessun motivo, ma noi meno degli altri, per un motivo molto semplice. Sapete perché? Secondo voi Gesù di che razza era? Non era ebreo. E la Madonna di che razza era? Non era ebrea. A voi, voi piacerebbe poter dire ammazza, cioè Gesù non è italiano, capite? Cioè diciamo, Gesù e Maria non sono italiani,
voi siete stati contenti se Gesù e la Madonna fossero stati italiani? Io sì, dico, ma paura, invece sono ebrei, capite? Quindi, cioè, quando gli ebrei si convertiranno, verranno da noi, dice, voi tutti che, modesti a parte, Gesù e Maria sono dei nostri, cioè, capite? Lo dice San Paolo, al termine della lettura, da loro proviene Cristo secondo la carne. Nello spezzone di lettura che abbiamo ascoltato, è l'inizio del capitolo 9 della lettera ai Romani. State attenti, Tra il capitolo 9 e il capitolo 11 della lettera ai Romani, San Paolo parla del popolo di Israele e comincia, vedete, fa un attestato di dolore, dice queste parole: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Bellissimo. E perché? Dice, vorrei infatti essere io stesso anatema, anatema vuol dire, guardate, vorrei essere io scomunicato, separato da Cristo. Paolo, che era innamorato di Cristo, perché a vantaggio dei miei fratelli, attenzione, miei consanguinei secondo la carne. Chi sono i consanguinei secondo la carne di San Paolo? Voi sapete, San Paolo che faceva prima di fare l'apostolo delle genti, lo ricordate? Era peggio dei peggiori farisei, era terribile, ammazzava i cristiani, li perseguitava. Quindi San Paolo era un ebreo doc, capite? Era un fariseo convintissimo, quindi convinto che Gesù fosse un falso profeta e che bisognava stroncare il cristianesimo e tutti i loro adepti e seguaci di questa strana setta. Poi sappiamo tutti quanti la storia, si è convertito sulla via di Damasco e è diventato quello che è diventato. Però guardando i suoi fratelli ebrei, cioè capite, San Paolo ha vissuto in sé una cosa meravigliosa che ha vissuto anche Edith Stein. Noi questa non la capiremo mai, Uno può essere anche il più grande credente, ma noi siamo italiani, siamo occidentali. Non siamo il popolo dell'antica alleanza. Che significa questo? Loro, guardate, hanno una conoscenza, per esempio, della scrittura che il più grande esegeta non ci arriva. Cioè bisogna andare in Terra Santa e vedere come vivono anche oggi gli ebrei osservanti. Guardate, io vi dico, lo dicevo ai miei fedeli di San Michele Arcangelo, se uno va lì e vede come vivono gli ebrei osservanti, per noi che siamo cattolici dobbiamo metterci sotto terra. Loro il sabato, il giorno del Signore, ma guai a chi glielo tocca, tutti in sinagoga, tutti insieme, marito, e marito davanti alla moglie, figli davanti a loro, dovete vedere, sono vestiti, come dire, elegantemente alla occidentale, ma impeccabili, sia gli uomini che le donne, cioè hanno proprio uno stile, un modo che tu dici, ma sì, sono ebrei certamente, quindi non hanno la pienezza, non hanno ancora riconosciuto Gesù come il loro Signore. Però quando lo riconosceranno, ci avranno una marcia in più, state tranquilli. E San Paolo, vedete, esprimendo questa sofferenza, ci fa anche comprendere una cosa molto importante, no? Perché io soffro tanto, questi ancora non ci arrivano, e poi continua, dice, sono israeliti, hanno l'adozione a figli. Capite che hanno l'adozione a figli? Perché nell'Antico Testamento questi sono stati scelti da Dio. E San Paolo stesso dirà, Dio non revoca le sue promesse, Non è che fa una cosa e poi si pente. Se quello è il popolo dell'antica alleanza, quello è il popolo dell'antica alleanza. Certamente che sono tutti invitati anche loro ad accogliere, a riconoscere, cioè immaginate, no? E in questi due capitoli San Paolo dice, adesso stanno così e io soffro tantissimo, ma sappiate che verrà il giorno, questa è una profezia biblica, in cui il popolo di Israele in massa si convertirà. L'ha profetizzato San Paolo. E tra l'altro vi do una bella notizia, fino a quando questo non accadrà, dice sempre San Paolo in questi due capitoli, Gesù Cristo non ritorna sulla terra. Quindi se qualcuno viene a raccontare le storie della fine del mondo, voi Gesù dite, gli ebrei ancora non si sono tutti convertiti, quindi la fine del mondo sicuramente non è vicina. Andate a leggere Romani 9:11, non me lo sto inventando io, quindi state tranquilli, quando tutti gli ebrei si saranno convertiti e ci verranno a fare lezione a noi, perché così sarà, e noi dovremo dire, fratelli cari, benvenuti, insegnateci un po' meglio l'Antico Testamento, lo conoscete meglio di noi, allora possiamo cominciarci a preoccupare che forse il nostro Signore da un momento all'altro potrebbe venire a porre la parola fine alla storia. Ora, l'ultima considerazione, in questa sofferenza di San Paolo, capite, questa sofferenza compassionevole, c'è anche l'atteggiamento giusto da avere verso le persone che ancora non credono, anche quando sono familiari stretti, capite?
Supponiamo che accade spesso, perché qui, a differenza degli ebrei, qui succede una cosa un pochino strana. Per gli ebrei andare in sinagoga è un onore, per cui è una cosa da maschi. Alle donne se le portano, dice, va, te faccio venire pure a te, ma è una cosa da maschi. Invece qua un pochino al contrario, qua la fede è un po' una cosa da donne, e ogni tanto gli uomini, non voglio essere tutti bravi, gli altri, fanno il favore di entrare in chiesa, però si mettono sempre vicino alla porta, perché sennò poi, capite, c'è il pericolo che gli dovesse venire anche allergia, la puzza dell'acide, e appena finisce, capite, ecco. Allora, loro stanno messi così, ma quando questi entreranno, sarà veramente uno spettacolo. In ogni caso, che facciamo noi quando vediamo qualcuno che non è credente? Perché quando noi vogliamo un po' di bene a Gesù, e magari sperimentiamo, stando col Signore, se sta meglio, se vediamo una persona che sta lontana, ci vorrebbe a volte pure voglia di tirargli il collo, no? Quindi di vieni. E che succede? Che molte mogli, non voi che siete bravi anche, prendono i mariti e gli cominciano a assillarli, e vieni a messa, e gli fanno la testa come un pallone. Ma non si deve fare così, perché più fai così più ottieni l'effetto contrario. Anche quando un figlio si imbizzarrisce un pochino e si allontana un po', cosa fa San Paolo? Soffre, quindi prega per loro e offre questa sofferenza di vedere le persone che ama lontane da Dio, e per quanto possibile cerca di essere un ponte e non un ostacolo. Quello che dobbiamo fare attenzione è non dare cattivo esempio, capite? Quando qualcuno ci guarda in come ci comportiamo, specie se è lontano, dovremmo fare in modo che guardandoci venga voglia di venire in chiesa. Questo lo dico anche per me, non dire, ah, se devo diventare come questo in chiesa non ci vado più. Io, se c'è una cosa, l'ho già detto in un'altra maniera, c'ho il terrore, prego il Signore che non accada, io sono un prete, immaginate se io mi trovo davanti a Gesù e Gesù mi dice, senti un po', allora, lo sai che quella persona non ha più messo piede in chiesa, perché quel giorno che ti era venuto a trovare il pontice, tu avevi la luna storta, l'hai trattata male, e dice, ma guarda il prete, ma io non metto più piede in chiesa. Se io dovessi dire una cosa del genere, mi sprofonderei sotto un autotreno di terra. Quindi, capite, quando qualcuno è lontano, soffriamo per lui, se per noi la fede è una cosa importante, preghiamo per lui, cerchiamo di dargli buon esempio e di non essere un ostacolo. Su questo dobbiamo essere umili, perché guardate che le persone che stanno lontane, ve lo dico per me che sono un prete, me ne accorgo, stanno con gli occhi puntati, stanno a vedere, dice, vediamo questo che va in chiesa se si comporta bene, perché se si comporta in chiesa forse bene, forse ce l'ho pure io, ma se si comporta male gli diamo il pretesto per dire, visto, lui è peggio di me, quindi io me ne sto bene a starmene a casa mia. Quindi è una piccola, diciamo, considerazione accidentale che possiamo fare in base a questa lettura. Bene, ringraziamo il Signore per il dono di Santa Teresa Benedetta della Croce. Ricordiamo in questa Santa Messa questi nostri fratelli che stiamo attendendo a braccia aperte, che nei tempi del Signore abbiano modo di riconoscere il grande onore che Dio gli ha fatto, insomma, a mandare il Messia e il Redentore nella loro stessa genia, nella loro stessa stirpe. Riconoscerlo e rallegrarcene con noi come Signore e Salvatore. Siamo dati Gesù e Maria.